Ho dimenticato il mio treppiede, anzi il mio treppiede a Cosenza. O l'ho perso, non lo so. Però da molti anni ho in mezzo al cazzo questo oggetto trovato nella spazzatura. Perché? Perché gli manca il pirlo di adattamento. Quindi ora cercherò di costruirlo. Devo realizzare un quadrato di sterco con una forma svasata a forma di cazzo storto che entri qui dentro. Un quadrato di sterco a forma di cazzo storto con un pirlo inside di blocco. Vediamo se riesco a costruire questa cosa magari con del legno. ...42 mm per 39 mm, però con un pirlo che entra secondo me un po' di più. Quindi se qua abbiamo un, adesso mi misura 40, perché forse perché sono un coglione, 39 40, ah questo è 42, ok, 42. E io lo farei col pirlo che entra, diciamo così, 44. Diciamo 42 per 45 e poi vado a stringere. Ovviamente mi serve anche l'altra mano, quindi finché non riparo questo voi non vedrete niente. Ed ecco che grazie a questo strumento e a questo strumento che balla, che dovremmo sistemare in un prossimo video, ho realizzato questo con questo materiale e come vedete entra perfettamente. Ora devo fare il segno dove deve entrare questo dentino per poter far sì che, ecco, adesso non esce più perché con una mano solo non ci riesco. Con una mano sola, ah sì, quasi quasi ci riesco. Vabbè, insomma, avete capito. E guardate che gioia, grazie al Dremel. Ho fatto tutta una serie di taglietti avvicinati utilizzando questa pericolosissima lama flex di questo tipo. Ho fatto, vedete qui, tutta una serie di tagli molto vicini che poi ho rotto sempre con il flex orientando la lama senza mai spingere, utilizzando questi occhiali protettivi perché questo tende a spaccarsi in mille pezzi, a conficcarvisi nella cornea. E quello che ho ottenuto è la perfezione, cioè questo coso si infila perfettamente e rimane ben solido. Ora qua mi serve solamente la vite per l'attacco classico dei portatelefoni, portatelecamere, eccetera. Io penso che qua gli metterò un'altra placca di legno con la vite chiusa, avvitata qui, in modo da non avvitare direttamente su questo oggetto. Vediamo cosa riesco a fare. E mentre io cerco la vite da affogare qua, anzi il bullone da affogare qui in modo da poterci poi avvitare le camere. Dovete sapere che a Cosenza ho trovato per strada buttato un ventilatore che non è questo, ma attaccato a quel ventilatore c'era questo magnifico oggetto che qui mancava. E quindi vediamo se riesco a ripararlo. Ed ecco fatto. Ora se si accendesse mi farebbe un favore. Così lo proviamo. Ok. E funziona. Come vedete lui gira. Gira, fa un vento pazzesco, quindi ora lo spegnerò. Dritto però. Ecco fatto. Ed ecco che nel cassetto, nei cassettini che non trovo mai un cazzo, dei bulloni che ho sistemato quando ho eliminato questo, e devo ancora eliminare questo, mi serve un'altra cassettiera. Comunque, bando alle ciance, ho trovato il bullone perfetto
che si adatta perfettamente, vedete, regolabile e si avvita benissimo con una mano sempre nel supporto della telecamera. Perfetto, metallo. Adesso questo devo affogare la testa all'interno di questa placca che poi andrà incollata e avvitata a questa, quindi lo affogherò anche in questa, praticamente glielo ficco dentro. Ora gli pianto una gran martellata, così faccio un segno e vediamo come va. Ho deciso di usare la violenza e di stringere la morsa per creare, come vedete, la sede. È caduto, però eccolo qua, abbiamo la sede perfetta per la testa, vaffanculo, per la testa della vite, che entra perfettamente, vedete? Ora faccio un buco, gli ficco questo sopra e vaffanano. Con un po' di Vinavil ho preso il centro e lì farò il buco. Il buco! Ed ecco la gioia di vivere. La perfezione assoluta. Fantastico. Ed ecco l'oggetto finito. Spuntano giusto due testine di vite che ho molato, anche qua ho molato per beltà, e ora dovrebbe asciugare, ma intanto lo proviamo al volo. Io questo lo metto qua, e no, lo metto al contrario, si ficca così e lui va giù. Perfetto. Ora gli possiamo avvitare il suo cazzo qua, che forse è troppo corto, ma forse anche no. E il supporto del telefono, in questo momento io ho questo qui, che glielo avvito, e come vedete è perfetto, e ho un treppiede fantastico, sgancio rapido e voilà. Ora lo faccio asciugare bene e poi magari lo coloriamo di nero, così diventa una cosa unica. Bene, bravo me stesso. Mi mancava questo pezzo e quindi l'ho fatto dal nulla, senza stampanti 3D, perché sono io la stampante 3D. Fui le stampanti 3D. Fui stampe 3D. Fui. Alla fine ho usato un pennarello e a colpi di pennarello ho finito l'adattatore. Che devo dire, non è niente male, è molto comodo, come il varano di comodo. Perfetto, è una vittoria del socialismo lui.